Badini, perché Badini erano i due giocatori, i due fratelli che giocavano. Il campo aveva una particolarità, dicevo. Quando il Bologna era a centrocampo all'inizio per fare testo croce per il campo, il Bologna sceglieva sempre di attaccare in su, verso la collina. Perché? Perché si è scoperto dopo, tra una porta e l'altra c'erano 2 metri di dislivello. Per cui nel primo tempo erano freschi e andavano su, nel secondo e un po' stanchi si veniva in giù. Primo scudetto del Bologna 24-25. E questa è la formazione del primo scudetto del Bologna. Chi era l'allenatore? L'allenatore, che lo vedete lì a sinistra col cravattino, Hermann Felsner, fu trovato con un'inserzione sul giornale. Davvero. C'erano già i tifosi. Chi erano gli ultras del Bologna di allora? I fedelissimi. Questi. Guardate, hanno tutti la fascia da tango qui come dei ballerini. Questi sono gli ultras del Bologna. Centro dell'attacco bolognese giocava Anslem Schiavio, fatto magro dagli anni, dal gran correre e dai calci. Schiavio doveva essere per tutti un avversario tremendo. Vedendolo spesso ritratto da fotografi e disegnatori, me ne feci un'idea forse stramba ma non implausibile, che avesse graffi, borchie ed uncini alle articolazioni delle braccia e delle gambe simili a certi guerrieri che non videro l'archibugio. E quando seppi da lui che è nato e cresciuto a Bologna, imparato il calcio e raggiunta a Bologna la celebrità mondiale, era tuttavia comasco di origine, quell'immagine che mi ero fatto prese tale consistenza in me da commuovermi. Appassionato come sono di storia padana, il trasferimento della famiglia Schiavio da Como a Bologna mi parve una riparazione dovuta dai lombardi comaschi a fratelli lombardi più fedeli. Bologna infatti non aveva mai abbandonato la Lega. A Bologna non v'è lombardo che non si trovi a casa, cara deliziosa città in cui mi pare di aver vissuto.